Si può vivere mangiando solamente carne, senza fibre, frutta, verdura? La scorsa settimana sono stata intervistata su Instagram dalla dottoressa Manuela Rigo, biologa nutrizionista nonché autrice della guida italiana sulla dieta animal based. E insieme abbiamo parlato proprio di questo. Vi lascio a questa diretta carnivora. Buona visione! Allora, penso di essere in diretta. Mi sono dimenticata di avvisare di questa diretta, quindi spero che qualcuno si aggiunga. E adesso invitiamo Francesca. Intanto io mi scuso preventivamente per la faccia che posso avere a quest'ora. In questa settimana sono KO e credo che si veda. Pazienza, fa niente. Intanto siete state attentissime, ho compilato il diario alimentare di oggi e mi ero dimenticata di accetta. Ok, mi ero dimenticata di mettere la bresaola e ve ne siete accorti subito e quindi ho corretto. Francesca, donde estás? Perché io ti ho accettato. Trasmetti in diretta, ok? Si vede, è la prima volta che faccio io una che lancio io una diretta. Io continuo a dirti accetta, però non va. Non ti accetta, vedo che non ti accetta, ma non capisco per quale ragione. Io non so come altro fare. Cioè, dovrebbe essere una roba immediata. Eccomi. Eccola! E questo è il panico della principiante, capito? Io che lancio per la prima volta una diretta con un'invitata e evidentemente non sono capace. Va bene, Aspetta che ok. mi Ce sono l'abbiamo attaccate fatta. un attimo le cuffie, ma le ricordo. Non ti si sente bene però, Francesca, vai, vieni. Ok. Prova a Adesso parlare. forse sì. Adesso meglio. Sì. Sicura? Ok, Beh, parla un po' e allora vediamo. un attimo. No. Beh, intanto dico io due cose, anche okay? Che tu ti sistemi l'audio. Allora, perché ho lanciato questa diretta in una settimana in cui, Madonna, di diretta ne ho un sacco e sono anche parecchio stanca, ma vabbè, perché no, ero stufa di parlare io, che sono sempre invitata e quindi devo sempre Ok, parlare adesso io. Cioè, dovresti questa sera, sentirmi. okay, Bene. questa sera faccio parlare qualcun altro. Allora, di solito le dirette sono sempre improntate a sviscerare, no, dei temi dal punto di vista scientifico, e il colesterolo, e il fegato grasso, la disbiosi, e che palle, cioè io non ne posso più di parlare di tutte queste cose. Allora, questa sera invece, secondo me, dato la challenge, quindi questa diretta va a ficcarsi nel calderone della challenge, mi piaceva poter parlare con qualcuno, con Francesca, che sta seguendo una dieta carnivore, che non è una nutrizionista, non è un medico, non è. Che lavoro fai, Francesca, te? Beh, io in realtà sono web designer e social media manager, quindi Ok, quindi che non c'entra niente, no, con l'ambiente sanitario, che quindi non farà un intervento volto a parlare delle solite cose, ma sarà un intervento in cui, ecco, magari se metto gli occhiali leggo anche le vostre domande, in cui cercheremo di capire le difficoltà, le problematiche, gli aspetti della vita quotidiana che si trova a gestire una persona qualunque che decide di iniziare un regime di tipo carnivore, che possa essere per un mese o per un anno, o per una vita, non importa, perché in realtà quelle difficoltà sono quelle che si trovano all'inizio, no? Cioè il primo periodo è quello più sfidante, dopodiché uno trova il suo equilibrio e quindi, come dire, va liscio. Però chi di voi ha iniziato la challenge, oggi siamo al terzo giorno completo e posso immaginare che magari qualche difficoltà cominci ad avere.
Allora, Francesca, ci racconti un pochino chi sei, perché sei la carnivora mediterranea? Vabbè, brevi, te l'hai detto tu, io sono Francesca e ho iniziato la dieta carnivora un anno e mezzo fa, quindi tra un po', tra quasi 2 anni. Il canale l'ho aperto a dicembre dello scorso anno, Carnivora Mediterranea, perché dopo un po' di mesi in dieta carnivora notavo che questa alimentazione funzionava su di me e quindi ho pensato perché non condividere la mia esperienza con gli altri. E sinceramente non pensavo potesse interessare, ma mi sono resa conto che tantissime persone sono interessate non solo al regime carnivore, ma proprio a tutti i benefici che ci sono con questo regime. Io perché ho iniziato? Ho iniziato Ho perché poco dopo un che po' ho di mesi, iniziato. iniziano tutti sempre per un valido motivo, poi c'è chi smette e chi prosegue. Io ho iniziato perché lo scorso anno, ormai un anno e mezzo fa, anche prima, avevo fatto una dieta proprio molto molto restrittiva, cioè pochissime proteine, solo grassi vegetali, cioè una cosa che non consiglio a nessuno. Sì, tipo solo cavolo extravergine d'oliva in quantità. Scusa Francesca, questa dieta Fatta fatta perché? Cioè fai da te, casalinga, perché diciamo che ho sofferto un po' non mi piace dire soffrire. Ho scelto per una parte della mia vita di abbuffarmi, cioè magari seguivo delle diete molto restrittive durante la settimana e poi mi abbuffavo durante il weekend, ma proprio in modo patologico, non sono quelle abbuffate che fai nel pranzo di famiglia. Mi nascondevo e mangiavo tutto quello che ci poteva essere all'interno della dieta, che è diverso da anche io mi abbuffo e vado a mangiare con gli altri, no. È No, proprio nascondersi no, no, e mangiare certo. di tutto fino a scoppiare. E quando ho visto che questi episodi stavano aumentando e diventavano più di uno a settimana, lì iniziavo a prendere anche qualche chilo e ormai non mi vedevo più bene. Quindi a un certo punto ho buttato un po' il sacco, ho detto che avevo questo problema. E fortunatamente cioè, il mio fidanzato mi ha aiutato tanto in questo perché mi ha. Cioè, ogni volta che provavo a ricadere nella tentazione di abbuffarmi, dicevo, chiamami, stai insieme a me, usciamo a fare una passeggiata, così almeno non avevo questa tentazione. E da lì, quando ho vuotato il sacco, ho detto ok, adesso riprendo in mano la mia vita e voglio rimettermi anche in forma, perché io non sono mai stata obesa, però avevo quei 4 kg su che non mi piacevano e che non mi appartenevano. Anch'io adesso, anche quattro, tutti secchi, no. Io ho risolto questo periodo. Dopo parlo, dopo vi parlo dei miei 4 kg in più e come ci sono arrivata. Ma quindi, e com'è che sei arrivata a dire faccio una dieta carnivora? Perché arrivando, no, da una dieta che era già restrittiva, siccome la dieta carnivora nell'immaginario è una dieta molto restrittiva. No, allora, No, vabbè, perché io no, ok, sono la donna dimmi. degli eccessi. Io sono la donna degli eccessi. O tutto o niente. Quindi quando ho detto riprendo in mano la mia vita, ho detto ok, mi rimetto in alimentazione, mangio bene, e avevo iniziato a sentire della dieta chetogenica. Però nel mio immaginario la dieta chetogenica era solamente tanti grassi di qualsiasi natura, di qualsiasi tipologia, basta che arrivi in chetosi, poche proteine, e io ho iniziato e mangiavo solamente, e la mattina facevo il digiuno intermittente con il bulletproof coffee. Però ero arrivata a restringere sempre di più, ma io iniziavo a vedere i risultati con il bulletproof coffee e da quelle che potevano essere magari un po' di proteine moderate, sono arrivata a consumare solamente 2 uova al giorno, 100 grammi di petto di pollo al giorno, con tantissima insalata, cioè zero proteine, grassi assecchiate, ma era solo olio extravergine d'oliva, se non contiamo l'olio MCT al mattino. E dopo 2 mesi ho perso il ciclo. Obiettivo raggiunto perché ero diventata, non ero mai riuscita ad arrivare ai 46-47 kg in vita mia, quindi ero veramente molto magra, muscolosa. Quanto ti alzi da 1,59. Francesca? Okay, perché Quanto sai, sono bassa? il punto va 1,59. calibrato sull'altezza, quindi ok. E
Va bene, quindi aperto, Però mi sushi, allenavo perché in realtà la dieta che tantissimo. no, perché facciamo una parentesi, in realtà la dieta chetogenica può essere usata per fare un riequilibrio Assolutamente. ormonale, molto efficace in questo caso. L'errore nel tuo caso è stato come hai declinato la dieta chetogenica fondamentalmente. Ma e quella l'hai Sì. fatta col fai da te? Sì. Ecco, Se l'avessi fatta con qualcuno non mi avrebbe mai dato solo oli vegetali e quindi solo oli extravergine ok. Beh, d'oliva, ma adesso che lo dipende. so, sì. No, aspetta, sul fatto che qualche professionista non ti avrebbe dato comunque una brutta dieta chetogenica, io non ci metto la mano sul fuoco, perché ne vedo tante e non è che sono tutte ben strutturate, ok? Quindi Vero. non è Che poi detto. anche quella che seguo adesso, Manuela, è una sorta di dieta chetogenica, perché anche adesso io seguo una dieta carnivora, ma consumo tantissimi grassi, ma solo saturi e di origine animale, quindi ritagli di grasso, burro davanti crudo. Comunque, per farla breve, lì mi allenavo tantissimo, mangiavo pochissimo, il ciclo è andato via, e da lì io non volevo riniziare a mangiare e prendere chili, e mi sono iniziata a informare su qualche dieta alternativa per riprendere il ciclo mestruale, perché comunque un po' di paura te la metto, ho detto qua sto andando in menopausa a 38 anni, no, non può essere. E sono arrivata alla diretta della Tomasi che avevano fatto con Vittoria e Serena di Conoscite Stessa, in cui parlavano di ormoni, grassi saturi animali, dieta carnivora, ho detto basta, proviamo. Ho fatto una marea di errori all'inizio, però appena ho reiniziato, ho reintrodotto la carne, i grassi, io dopo 2 settimane ho avuto il ciclo. Due. Ma senti, Quindi allora, da lì. quali sono gli errori che hai fatto all'inizio? Ora, chi sta facendo la challenge è all'inizio, no? Ha ricevuto, diciamo, un po' di istruzioni da parte mia, quindi grossi errori non dovrebbe farne. Ma giusto per No. capire, una persona che non sa nulla, che si approccia per la prima volta, te che errori hai fatto? Allora, intanto all'inizio io non capivo il perché l'olio extravergine d'oliva non dovesse essere consumato. Cioè, per me, ma perché? Ma che problema c'è? Ho capito le verdure, ma qual è il problema dell'olio? Quindi l'avevo tolto, ma non capivo quanti grassi, quante proteine dovessi mangiare, perché non dovessi mangiare l'olio. E poi all'inizio io consumavo caffè invece in dieta carnivora, poi ognuno sa la struttura come vuole, però in teoria i puristi non consumano nemmeno il caffè e il tè, poi ognuno la imposta come vuole in modo sostenibile, eccetera. Però nel mio caso ho fatto parecchi errori di questo genere e poi ci ho messo tipo un anno per cercare la mia quadra, per capire se dovessi consumare più grassi, più proteine. In base al mio fisico, quante Ma volte mangiare durante il giorno? tu tracci nutrienti o hai tracciato i nutrienti, quindi sai più o meno qual è la tua suddivisione dei macros? Dai, Sì, li faccio raccontaci. tutti i giorni. Ok, te lo Allora, fai tutti i quello giorni. sì. Io mi sono stabilizzata così adesso, perché poi nel corso di un anno e mezzo ho cambiato parecchio. Molti alimenti, devo dirti, che io all'inizio avevo tanta paura, non era dei carboidrati in genere, cioè perché per me erano tutti uguali, carboidrati, paura, carboidrati, ma in realtà anche nei formaggi un minimo c'è ed è diverso il carboidrato che trovo nel latte crudo piuttosto che quello che Nella tipo il zucchero panna, normale della farina o altre. che io consumo praticamente tutti i giorni, un po' di carboidrati ci sono, quindi io adesso sono in carnivore, ma non sono a zero con i carboidrati. Ho sempre quei 4-5 grammi, qualcosina in più, dipende dai giorni, che derivano dalla panna o dallo yogurt o da qualche formaggio. Okay, quindi sì. Ma anche il fegato oppure le uova, comunque qualche traccia il burro di carboidrati ce l'hanno, ma non sono da demonizzare quei pochi carboidrati lì. Contesto, insomma, e io avevo molta paura di questi. Invece, adesso devo dirti che se io nella settimana ho un buon formaggio al latte crudo, un pezzo di rovere al latte crudo, un pezzo di parmigiano, io me lo mangio tranquillamente. Oppure sono riuscita a trovare il kefir da latte crudo. Per esempio, io la mattina dopo che mi alzo, vado in palestra, vado a camminare. Quando ritorno, di solito faccio quello che chiamo il mio post workout. Cioè mi faccio 10 grammi di fegato crudo,
proprio 10 piccoli così che mi congelo, con un po' di burro da latte crudo e poi mi faccio un bicchiere del mio kefir da latte crudo che ho fatto io sempre in casa, che ci vuole una stupidaggine a farlo. Quindi hai grani e fai il kefir, giusto? Hai grani e fai il In kefir. No. realtà, in modo ancora più casareccio, io fare il kefir con un kefir comprato. Quello, come Ah, si fa lo sì. yogurt? Ce l'ho messo in un bicchiere e ho iniziato a farlo così. E lì mi tengo il kefir e lo rifaccio a partire dal mio stesso. Certo, funziona anche così, assolutamente, anzi più semplice, cioè perdi ancora meno tempo. E quindi scusami, i tuoi macronutrienti, c'è cioè la ripartizione, cioè quant'è in percentuale grassi e proteine? Di solito faccio sempre un 80% grassi, 20% proteine, delle volte può essere 75, 70 e più proteine, poi dipende sempre se ci sono quelle tracce anche di carboidrati dati dal formaggio o dati dal kefir, perché di solito i formaggi, ecco, li mangio giusto una volta a settimana perché faccio il mio gelato carnivoro e ormai lo sto facendo quasi tutte le settimane. Almeno una volta alla settimana è la coccola della domenica e lì comunque i carboidrati ci sono perché in quel gelato carnivoro metto panna da latte crudo o yogurt greco o kefir, dipende, e poi ci metto uno o due cucchiaini di miele dentro, Di quindi nuovo. c'è un po' di carboidrato. E quello una volta a settimana me lo concedo. All'inizio non avrei mai pensato di poterlo fare perché per me il Ma carboidrato era X. e così facendo tu sei in chetosi? Cioè è una cosa che hai misurato, sai se sei in chetosi, non lo sai? Allora, mai misurata, però posso Ok. dirti che nei primi tempi che ho iniziato ho ripreso molto peso, però era quello che dovevo fare, era normale. Nell'ultimo, cioè comunque penso che questa dieta le persone non finiscono mai di sperimentarla, perché ci sono dei periodi in cui dici, ok, ma che funziona? Mangio più proteine, ok, mangio più grassi, perché la quota deve essere pari. Non riuscivo mai a capire, salendo sulla bilancia, quale fosse la cosa giusta per me. Perché magari delle volte con più grassi perdevo peso, delle volte ne perdevo di più con le proteine, con più proteine. Non capivo. Adesso, negli ultimi, diciamo, 4-5 mesi, ho capito che per me va bene consumare più grassi. Io mi sento meglio, mi sento più energica e mi sto stabilizzando anche con il peso. Quindi Tu adesso ogni sei nel tanto tuo dovrei peso, fare un po'. in un peso che ti piace, in cui stai bene? Sì, diciamo di sì, anche perché sono abbastanza muscolosa, quindi Sì, non mi poi visto posso che ti sfatti lamentare. un po' l'altra, esatto. Io ad esempio in questa challenge abbiamo due team, no? Il team Rigo e il team Dimo, che è quello di Matteo. Allora, il team Rigo ha una dieta più varia e cerca di declinare la carnivore in chiave keto, ok? Motivo per il quale io ho il sensore qua per misurare i chetoni. E quindi io, terzo giorno, oggi sono pienamente in chetosi. Mentre il team Dimo è più vero carnivoro perché mangia a sazietà. Poi in realtà Matteo sta tracciando per far vedere quali sono i suoi valori, ma fondamentalmente mangia quello che gli pare e tendenzialmente le proteine sono più alte rispetto ai grassi, ok? E penso che mediamente nei carnivori è questo che succede, cioè le proteine sono più alte rispetto ai grassi. Sto pensando a un Shafi Sì. o a un Walker, fondamentalmente non è che non mangiano tanti grassi, li mangiano, però le proteine sono più alte rispetto ai grassi. E il vero carnivoro non si metterebbe mai a tracciare, no? Cioè, no, mangia tutto quello che vuoi, degli alimenti concessi, piglia, vai. Io sono favorevole invece a fare un controllino, ma se non altro per consapevolezza, cioè per capire cosa stiamo portando dentro e come ci fa stare. Ok. Anche e Difficoltà. soprattutto i primi tempi, secondo me, è utile, pure per capire se mangi troppo poco, perché ci sono delle persone che magari si spaventano, oddio, devo mangiare così tanta carne oppure così tante uova, e invece poi le vai a inserire dentro l'applicazione e ti rendi conto che due uova sono 13 grammi di proteine, cioè niente, te ne puoi mangiare Sì, anche no, niente. 4-5 a colazione se non sei sazia.
Esatto, ma qualcuno qua sta scrivendo, adesso così lo diciamo subito e poi passiamo oltre, che con una low carb, quindi nemmeno con una keto o una carnivore, il colesterolo è schizzato in alto. Ora, ci sono mille dirette sul colesterolo, quindi andate a ripescare. A te è successo? Cioè il tuo colesterolo si è alzato? Sì, ne sono fiera. E poi, tra l'altro, il mio medico di base è un mio amico, quindi quando, ogni volta lo prendo in giro e gli dico: sto ancora lavorando, per farlo alzare ancora di più. Ma e quant'è più o meno? Più o meno. Guarda, dopo se posso uscire dall'acqua te lo posso anche dire, però mi sembra che fosse intorno al 358, Ok, 358 su sopra per giù. il 300, comunque, sopra il 300. Sì, Immagino che poi comunque il triglicerido. rapporto trigliceridi sono 1, il rapporto trigliceridi HDL è 1, quindi anche più basso se non Perfetto, sbaglio. quindi Dopo se anche più vuoi te lo dico, basso, perché le ultime analisi praticamente. le ho fatte, sì, 0, Avrai triglicerido. qualcosa, se vuoi tu. Ciao, perché c'è un ritardo, secondo me, nella tua connessione, quindi poi finisci che ci Sì. parliamo sopra. Dicevo, secondo me avrai trigliceridi molto molto bassi. Non mangiando carboidrati, praticamente non c'è ragione che i trigliceridi si alzino. Avendo il colesterolo così alto, il tuo HDL anche sarà molto alto, ne consegue un rapporto trigliceridi HDL assolutamente favorevole, ok? Sì, poi le ultime analisi le ho fatte ad aprile e di solito adesso le rifaccio tipo prima di Natale, così almeno posso avere un'idea prima degli sfizi natalizi di come sto Ma messa. e senti, quali sono le difficoltà proprio che hai incontrato? Pratiche, cioè dal fare la spesa al uscire a cena, a vedere amici, parenti, a questi qua adesso si arrangiano, apriranno con le chiavi, no? Mi hanno suonato, ma li ignoro. Raccontaci le difficoltà, Allora, un'esperienza pratica, ok? guarda, esperienza pratica, in realtà quando vado a cena con gli amici mi è bastato scegliere dei posti che andassero bene per tutti, quindi in cui si mangiasse sia carne che pizza che pasta, ognuno ordina quello che vuole, tanto ormai lo sanno che Dettaglio. io mangio la carne e via. Anche quando mi invitano a casa ormai lo sanno che mi mangio la carne e quindi quello è. Per quanto riguarda casa e fare la spesa, devo dire che all'inizio ho trovato qualche difficoltà, ma semplicemente perché non ero organizzata. Poi invece mi sono organizzata facendo la spesa una volta al mese e quindi ordino quasi sempre online. Mi faccio il pieno, metto tutta quanta la spesa ben divisa o la metto in dry brining con conservata al frigo, quindi metto un po' di sale, la metto su una griglia, la lascio in frigo e E si conserva questo mi benissimo. interessa, questa roba qui mi interessa tantissimo. Io questo mese lo voglio provare. Poi magari mi suggerisci una roba semplice, semplice da fare. Ok? Anzi, ce la dici Ma per tutti i guarda, più posti. semplice di quello. Sì, ma non so mai, il mio imbarazzo è sempre rispetto al pezzo di carne, quindi che pezzo di carne scegliere e che spessore, e di che spessore. Per chi non lo sapesse, questa cosa di cui sta parlando Francesca è la conservazione col sale, quindi il pezzo di carne viene coperto di sale e lasciato lì un certo numero di ore, ma non mi è chiaro quante, e poi è una sorta di cottura a freddo, cioè come potremmo definirla? Io Sì. la chiamano salamoia secco, praticamente, Esatto, e è sai cosa faccio io? semplicissimo. Sai cosa faccio? Faccio io da anni e non sapevo che fosse questa roba qua. A Natale il mio forte, a parte i blinis, è questo salmone marinato a secco. Quindi prendi il pezzo di salmone, lo copri di sale, ma anche di zucchero e di spezie, e lo lasci lì un certo numero di ore ed è come se si cuocesse, cioè si asciuga, cambia colore, cambia consistenza ed è buonissimo. Penso che il principio sia esattamente lo stesso. Esattamente, perché appunto non lo copro proprio con il sale, cioè se lo vedi lo spolvero solo così con il sale, lo faccio vedere in diversi video, lo metto in frigo, ma non lo metto dentro un contenitore chiuso, lo metto sopra una griglia, perché in questo modo sotto la griglia metto lo scottex, se la Cade carne l'acqua. scola, scola e c'è aria. Sì. Però una cosa che ho affinato poi con gli anni, una tecnica, se hai delle verdure, dei vegetali nel frigorifero,
In quel caso io dico sempre di metterle chiuse all'interno di un contenitore perché fanno umidità e potrebbero fare la muffa sopra la carne. Io ho solamente carne dentro il mio frigo, per cui non ho questi problemi, però c'è delle persone che li hanno. No, però dopo che ci stiamo seguendo invece qualche verdura ce l'hanno in frigo, quindi mi fatto bene a dirlo. Te lo dico perché. Puoi mangiarla, allora diciamo, se dopo questo metodo la carne se la vai a mettere, se la vai a cuocere, quindi va in cottura, ti resta più succosa dentro e più croccante fuori. Quindi comunque se devi fare un taglio di carne abbastanza tenace, ti va bene utilizzare questo metodo perché si ammorbidisce un po' quando la vai a cuocere. E lo puoi mettere anche lì la mattina e poi andare in cottura la sera. Se invece la vuoi mangiare cruda, io personalmente quando sta dopo 2-3 giorni di dry brining cruda mi piace da impazzire, mi piace il panicolo, mi piace la punta di petto perché restano belle durette, sembrano un salume, una bresaola, non sembrano più un pezzo di carne a carpaccio. Lì dovresti aspettare almeno 2-3 giorni. No, se tu lo fai per meno ore poi la cuoci. Sì. Se sono meno ore la cuoio, per esempio delle volte mi è capitato dovessi fare la picagna per amici, io dalla mattina mi faccio dare il pezzo, ma ce l'hai intera? No, ho il pezzo, la fetta. Va benissimo. La puoi spolverare così, la metti dalla mattina e poi la cuoci la sera. Tra l'altro ci ho fatto anche un video su questo, perché la picagna è molto tenace come taglio. Sì. Perfetto, ok, allora farò così. E quindi, scusami, se io non ricordo male, tu mangi solo ruminanti, quindi mucca, capra e pecora, non mangi se non in situazione. In questo momento nemmeno uova. In questo momento nemmeno uova. Sai che questa cosa delle uova mi ha colpito? Non mangi uova perché non riesci a trovare un produttore... come dire, all'altezza? Sì, perché ho visto che comunque tutti danno una minima integrazione e sono andata a vedere che nei cereali bio, che riforniscono proprio comunque le aziende anche biologiche, comunque c'è sempre o la soia o altri crusca, orzo, comunque minimo danno degli oli che siano degli acidi grassi polinsaturi anche alle galline, indirettamente, non so quanti ne passeranno, perché non sono tecnici a questo punto, ma ci saranno anche nelle uova. Mi viene in mente questo, perché per chi non lo sapesse, in realtà la dieta carnivore è la dieta a eliminazione per eccellenza, no? Quindi viene in realtà utilizzata in molti casi quando c'è una patologia che non si riesce a risolvere altrimenti, soprattutto patologie che generano a livello intestinale. E in questo caso ci sono persone che in effetti non riescono a superare il problema se non tolgono anche le uova, perché l'uovo in qualche modo può andare comunque a sollecitare il sistema immunitario. Nel tuo caso non c'era una problematica di questo tipo, ma tu se mangi le uova o non le mangi senti differenza in come stai o no, o è una scelta a priori? No, è solamente una scelta perché poi andando avanti diventi molto più selettiva per quanto riguarda la qualità, solo per quello, perché è ovvio che se mi trovo in giro da qualche parte, l'unica fonte proteica è quella delle uova, ok, cioè le uova fanno benissimo, non bisogna assolutamente demonizzarne, ne possiamo mangiare 6, 7, quante ne vogliamo al giorno, anzi io ero una frittatara, mi chiamavano, perché stavo sempre lì a mangiare le uova. E per esempio quando faccio il gelato, la domenica io le metto, utilizzo i tuorli, nel gelato ci metto anche i tuorli, ho dimenticato di dirlo prima, sono panna, yogurt, tuorli e miele, i quattro ingredienti che metto dentro. Buono, ma di miele è pochissimo in realtà, cioè ce ne sono pochissimo. Tu, se pensi che ne esce fuori mezzo chilo e lo mangiamo in due, cioè quei due cucchiaini di miele, cioè proprio zero. Ma, ascolta, ma hai la gelatiera per fare il gelato? No, perché adesso che sono in carnivore devo farla sta roba. Tu hai la gelatiera? No, è fantastico. Manuela, tu ci andresti a ruota, a te che piace la panna? No, è buonissima, buono. Ti dico che poi una volta l'ho fatta anche mia mamma,
che è, si può definire una drogata di dolci, perché mia madre non mangia un cavolo e poi magari si mangia solamente i dolci. E a lei io ho fatto, invece dello yogurt, ho messo panna, mascarpone, uova e miele. Mia madre mi ha detto è il gelato più buono del mondo, perché ha detto non lo sento stucchevole, perché non ha tutto quello zucchero. D'altra parte, lei, non essendo in carnivore, ci ha messo anche una spolverata di cacao, era un tiramisù gelato praticamente, in 40 minuti con la gelatiera, che è fantastico. Ma E la io me lo sono gelatina fatta regalare al compleanno. no, adesso c'è la Black Friday, ce l'ho nella wishlist Su Amazon. di Amazon, quindi è individuata. Sto aspettando che scenda il prezzo per comprarmela. Sì, assolutamente. Ma senti, adesso ti racconto questa cosa qua, così voglio capire anche tu cosa ne pensi. Oggi ho ricevuto un messaggio molto educato, non aggressivo come capita a volte, di una follower che è anche una psicoterapeuta e che mi ha fatto presente che il mio profilo le era stato segnalato da un po' di sue follower perché insomma questa challenge insomma, non era una cosa così positiva, poteva come dire, innescare dei meccanismi non sani in persone con disturbi del comportamento alimentare. Ora, in realtà tu stai portando un esempio opposto, cioè tu eri nel loop di un disturbo del comportamento alimentare, perché quelli erano episodi di binge eating fondamentalmente. Sì, e oltre quello io in passato ho sofferto anche di anoressia e di bulimia, quindi assolutamente la carnivore diet non è qualcosa che incita a un disturbo del comportamento alimentare, anzi, io i primi tempi cercavo di non tracciare nulla i primi giorni e di saziarmi. Quando avevo fame o aprivo il frigorifero, che poi non era fame, era più che altro un dire ok, voglio mangiare, aprivo il frigorifero, o burro o formaggi. Infatti, quando ci sono ragazze che mi dicono abbiamo problemi, cioè, dico la prima cosa devi cercare di rilassarti, e quindi di solito a me i formaggi danno quella sensazione di relax, e le Certo, stanno le persone che soffrono caseomorfine, di. i formaggi contengono caseomorfine, quindi effettivamente un effetto di rilassamento lo danno anche dipendenza, ma va bene, basta saperlo, uno sa che non ne deve abusare. Sì, io ho risposto a questa persona dicendo che in realtà la dieta chetogenica, ha delle applicazioni note e di successo proprio nei disturbi del comportamento alimentare, quali il binge eating. Poi, certo, l'anoressia è più complessa, ma come dire, Sì. io tra l'altro non sto costringendo nessuno, qui la challenge è gratuita e del tutto volontaria, quindi se uno non piace, semplicemente va oltre, no? Non è che. Tra l'altro, io la sto facendo segnando tutti i giorni quello che mangio. Quindi segno i menu, segno la ripartizione di macronutrienti e le calorie totali a fine giornata, che non sono così basse, perché io comunque mi sto mangiando 1500 calorie tutti i giorni, in questi primi 3 giorni. La challenge è stata per me un gesto, che generosa, dottoressa, tutte queste informazioni gratuitamente. Sì, generosa, ma in realtà c'è un doppio fine, e il doppio fine non è quello di guadagnarci qualcosa, come hanno insegnato in tanti, ma di perdere questi 4 kg che io ho messo, allora, 3 kg da luglio, 4 secondo marzo, e in realtà li ho messi tutti quanti praticamente a settembre-ottobre, in cui ho lavorato troppo e mi sono proprio consolata mangiando, ok? Mangiando Ci biscottini, sta, ci sono le romidoro. periodi. Sì, poi non ho mai fatto abbuffate perché non è il mio, però mi sono concessa delle cose in più che ai miei 41 anni ormai il corpo dice sì, no, mangia, mangia, mangia che lo mettiamo qua Che sulla ci metto cappa, poi sul tavolo. io. Sì, Mi ritrovo con 4 kg più di quello che è il mio equilibrio, ok? Non è la mia fissa, è il peso in cui sono sempre stata negli ultimi anni, quindi è lì che devo tornare. Il fatto di avere un'alimentazione che è più restrittiva, ma restrittiva in termini di regole che sono queste, cioè gli alimenti sono questi, punto, per me è molto più di aiuto perché questi li posso mangiare
praticamente con libertà, mentre la classica dieta ipocalorica per perdere peso, perché chiariamoci, comunque il bilancio calorico deve essere negativo, se no peso non lo perdo, è più una rinuncia per me. Cioè, è Anche per una me. sensazione di fame, di no, ma questo non lo posso mangiare, quest'altro nemmeno. Mentre adesso, tutto sommato, cioè, ho ancora fame, scusa, mi mangio della panna, prima il cucchiaino di mascarpone. Cioè, sono cose anche particolarmente buone e appaganti. Quindi, su di me è una cosa che funziona. Inoltre, per chi ha questo craving di dolci, il fatto di mantenere degli alimenti che sono dolci, quindi anche solo la frutta, no, che in una low carb c'è, mantiene molto acceso il desiderio di dolce, quindi rende tutto più difficile. Allora, per me c'era proprio bisogno in questo momento di azzerare tutto. Per cui, che ne so, la stevia, che è un dolcificante, che non ha calorie, non ha impatto sulla glicemia, non ha impatto sull'insulina, che io potrei aggiungere al mascarpone per renderlo un pochino più dolce, io non ce lo metto in questo momento perché il mio proposito è quello di azzerare, ok? E togliermi tutte queste voglie di dolci che ho alimentato andando a mangiare biscotti in giro. Fondamentalmente. Quindi Ma a me lasciare la il campo manovra ha un po' molto aiutato. come? È una cosa che mi ha tanto aiutato negli ultimi 2 mesi, anzi due, sono state uno la carne cruda, perché mi saziava prima, ma io dico sempre, non è che consiglio a tutti di mangiarla, io la mangio sempre, il mio rischio e pericolo assolutamente, però mi ha aiutato parecchio, perché da quando ho iniziato a mangiarla, io era come se avessi la sensazione, mi sto nutrendo, cioè so che mi devo mangiare quello, me lo metto davanti e certe volte non riuscivo nemmeno a finirla. Perché altra cosa che mi ha aiutato, mangiando solamente carne di ruminanti, mi sono fatta dare ultimamente parecchi ritagli di grasso e parto sempre il pasto dal grasso e poi mi inizio a mangiare le proteine. Quando arrivo alle proteine non sono più così vogliosa di mangiare perché ormai sono piena. E mi finisco quella carne, ma poi basta, cioè la maggior parte delle volte non riesco nemmeno a finirla. E questo mi ha aiutato parecchio. E sono d'accordo con te con i dolci, cioè io non dico che sono estremista, ma lasciare quel poco dolce ti lascia molte più difficoltà a dover dire ok, non devo mangiare più niente, piuttosto che ho un po' più di fame e mi rimangio un altro po' più di carne o di grasso. Certo, allora guarda, per esempio, come dire, io so perfettamente che non continuerò con un'alimentazione carnivora, cioè l'ho deciso a priori, perché per quanto adesso, no, come dire, non è che mi mancano delle cose, però per quello che è il mio stile di vita non è qualcosa che voglio fare nel lungo termine, quindi tornerò nella mia low carb. Ma allora qualcuno potrebbe dirmi: vabbè, ma così poi ti ritorna anche, no, la voglia di dolci e quant'altro, perché la frutta, per esempio, a me piace, quindi la reinserirò. Tra l'altro, come ben sai, no, ne abbiamo anche parlato in una diretta nella Animal Based, che è l'alimentazione per me di riferimento, la frutta c'è. E allora come faccio a non ricascare nell'inghippo poi di andare alla ricerca dei dolci? Questo lo dico perché magari può essere uno spunto per tante persone che hanno lo stesso problema. Andrò a modificare i fattori che mi hanno portato in questi mesi a eccedere con il cibo, che sono fattori di tipo psicologico. Io ho mangiato per stress, per nervosismo, per stanchezza, tema legato all'aspetto lavorativo. Quindi questa roba qua dovrò modificare per poi riuscire a tornare a mangiare in equilibrio solo sotto lo stimolo della fame, anche del gusto, perché va bene, nelle occasioni sociali si può anche mangiare qualcosa in più per il gusto di stare assieme, non dico che non si possa fare, ma il mio mangiare era andare a cercare, no, delle cose sistematicamente, perché dovevo compensare altre mancanze. Allora, la soluzione non risiede nel passare da una dieta all'altra, ma nel modificare quelle variabili che ti portano a non seguire più la vera fame. Questo è quello che io penso e che cerco di trasmettere come messaggio a tantissime donne che vedo in studio e che davvero di diete ne hanno fatte tante. Ma poi ricadono sempre nello stesso meccanismo, perché la dieta è importantissima, ma non è la soluzione.
non è la soluzione quando c'è un tema di questo tipo. Devo modificare i fattori che stanno dietro, che mi portano a cambiare il comportamento. Questo è quello che penso. Ma tra l'altro, ritornando anche al tema del comportamento alimentare, a me quello che ha aiutato, come dici tu, ovviamente anche quelli partono da qui, partono dalla testa. Quello che mi ha aiutato all'inizio è che con la dieta carnivora io dicevo, ok, però questi alimenti sono per me gli alimenti salvi, quindi li posso mangiare, quindi i latticini li posso mangiare, ho più fame, allora ok, posso mangiare la carne. E quello psicologicamente mi faceva stare bene perché per quanto tu possa mettere un chiletto o due, erano comunque magari dei chili di ricomposizione corporea, non erano quei chili di accumulo che tu hai quando mangi male. E questo mi ha aiutato parecchio anche a livello psicologico. Senti, ma vogliamo sfatare il mito che per fare muscolo ci vogliono i carboidrati dopo l'allenamento? Ma assolutamente no, non le proteine, sfatiamo questo mito. Anzi, nei giorni in cui ne Esatto. mangio meno e mi alleno, dico cavolo, è proprio nei giorni in cui do tutto in palestra che devo mangiare più proteine. Esatto, quindi non è. Vogliono sapere il mio colesterolo. Allora, io non ho, no, a differenza di Matteo che ha fatto gli esami pre-carnivore, io non li ho fatti, non ho avuto tempo, però ho quelli della donazione del sangue che faccio annualmente ed ero intorno ai 250-260. Questo nella mia normalità. Li farò alla fine di questo mese di carnivore e vediamo. Ecco, giusto, Veronica, grazie dello spunto. Possiamo parlare della stitichezza in carnivore? Parlaci della tua stitichezza in carnivore. Allora, quando mi dicono che non vanno in bagno in carnivore, io dico sempre: allora, o non mangiate grassi, perché se mangiate grassi ci andate tranquillamente, ma comunque in dieta carnivora non si va in bagno tutti i giorni. Cioè, io l'altra settimana mi sono sforzata perché io dicevo, ma quando è che sono andata in bagno l'ultima volta? Non mi ricordavo mai l'ultimo giorno in cui ero andata in bagno. Allora, Però la dovete pancia era ragionare. piatta, era libera. Esatto, dovete ragionare in questo modo. Quello che noi buttiamo fuori come feci sono scarti, ok? Ora, nella carne e nei prodotti di origine animale, scusate, c'è il cane che sta distruggendo, lo scarto è minimo. Sono i vegetali che hanno tanto scarto, no? Le fibre sono di fatto uno scarto, nel senso che noi non riusciamo a estrarre nutrienti dalla fibra, quindi la fibra passa e viene eliminata. Se io smetto di mangiare questi alimenti, ho evidentemente un minor volume delle feci e quindi fisiologicamente potrei non andare in bagno tutti i giorni. Ovviamente bisogna aggiungere gli altri fattori, cioè mangio sufficienti grassi, bevo abbastanza, faccio movimento, ci sono tante variabili da tenere in considerazione. Sul fatto di bere non è solo quanta acqua bevo, ma se sono veramente idratato e allora l'assunzione di sale fa sì che l'acqua effettivamente mi idrati, non è che attraversa il corpo, la bevo e vado a far pipì, rimane addosso, va dove serve e quindi eventualmente anche poi ce n'è anche per l'intestino, ok? Perché non vi piace la Ok. quinoa? Ma cosa c'entra? Non è che non ci. A me la quinoa piace anche, tra l'altro, è uno degli pseudocereali di cui il sapore mi piace anche. Ma stiamo parlando di dieta carnivore e di dieta animal based, la quinoa è uno pseudocereale, quindi non c'entra proprio, non è una questione di gusto. Ok. C'era qualcuno umano che aveva detto che i dolci rilassano però, ma la carne e il grasso saziano ma non rilassano. In realtà non è vero perché il grasso dà un grande senso di tranquillità, di stabilità, pensiamo al ghee, pensiamo al burro, quindi non sono molto d'accordo In su questo fatto. alcuni soggetti la carne rossa mangiata alla sera può creare un po' di nervosismo. Allora, in questi casi io quello che suggerisco è prova a spostare la carne rossa a pranzo, ok? Alla sera mangiare del pesce. Tu non lo mangi il pesce, vero? Sì, lo mangio perché vivo sul mare, però preferisco sempre la carne. E comunque La anche io, sera per esempio, la sera il faccio sempre uno spuntino, non mangio mai più di 150 grammi, a meno che non esco fuori con gli amici e mi faccio un test,
non più di 150 grammi circa di carne, 200, e mangio sempre entro le 7 e mezza, proprio massimo, massimo le 8, ma di solito cerco sempre entro le 7 e mezza, con del grasso, quindi c'è maglia E, che... ho letto una cosa a cui volevo rispondere. Ah sì, ecco, qualcuno ha detto io in carnivore sono sempre gonfia. Allora, questo gonfiore in carnivore non è una cosa normale e quindi vuol dire che la situazione andrebbe indagata, probabilmente legata a un problema digestivo, okay? Di ipocloridria, cioè di scarsa acidità dello stomaco che non permette di digerire le proteine, perché per digerire le proteine, soprattutto della carne rossa, è necessario avere sufficiente acidità gastrica. Se non ce l'ho, non le digerisco e quindi mi posso anche gonfiare. Però non è un problema della dieta in sé, il problema è dello stomaco ed è un problema che va risolto a prescindere. La carnivore, per chi ha problemi di anemia, certo che può aiutare, perché la carne rossa è particolarmente ricca di ferro. Inoltre, non assumendo vegetali, non hai degli antinutrienti che possono rallentarne l'assorbimento, quindi è il massimo. Mangio il pesce, quali grassi posso abbinare? Vabbè, io ti direi la panna acida, che a me piace un sacco. Col pesce sta bene, per esempio. Beh, sul salmone è buono Oppure anche il io metto il ghee. burro. Tu metti il ghee. Sul salmone a me il burro piace un sacco, ad esempio. Mamma mia, buono, sì. Sì. Io poi in realtà l'olio extravergine d'oliva non l'ho escluso del tutto dalla lista carnivore, perché per esempio il carpaccio, la tartare mi piacciono con un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Ma in questi 3 giorni, per esempio, in questi primi 3 giorni non ho usato olio. E in generale, da quando faccio la dieta animal based, prima compravo, non so, tipo 40 litri di olio, no? A novembre mi durava tutto l'anno, ma arrivavo poi a settembre che già avevo quasi finito, e adesso ho i litri dell'anno scorso che mi sono avanzati. Perché ho usato molto più burro e molto meno olio. Cioè, alla fine l'olio lo uso su pochissime cose su cui mi piace proprio il sapore, e allora uso un olio particolarmente buuono, ma sono veramente, cioè, ne nemmeno tutti i giorni, nemmeno tutti i giorni. Alla maionese c'è una versione carnivora di maionese? Io faccio la maio ghee, la chiamo così, che praticamente la faccio con 3 tuorli d'uovo, ultimamente non la sto facendo, però c'è la ricetta brevettata, 3 tuorli d'uovo, poi metto un pizzico di sale e aggiungo il ghee. Mescolo così velocemente e viene come se fosse una maionese. Non è proprio lo stesso sapore, però è Ma ascolta, buonissima, io la con ghi lo consiglio. fondi E prima? la sciolgo, Il ghi lo così sciogli? lo facevo passare in microonde, erano 15 grammi di ghee per 3 tuorli d'uovo e passavo in microonde per 10 secondi. Ok, allora io che non sono, come dire, troppo ortodossa, ci metterei anche uno zig di limone. Ah, ecco, vedi che ce l'ho, che ce lo suggeriscono. Per me si può fa, tanto per voi che cambi. Sì, qualcuno dice che Sembra si vede questione di male, obiettivi, come dici tu. ma certo. Allora, in questa challenge, dove la maggior parte delle persone fa questa dieta per o perdere peso o per ridurre dei gonfiori addominali, anche se ci metti un cucchiaino di limone, cosa vuoi che sia, o un po' di prezzemolo nella polpetta, non è la fine del mondo. Sì, diverso se qualcuno ha dei Sì, problemi. no, qualcuno chiede se la registriamo, a meno che io non toppi clamorosamente, che non è adesso l'idea di registrarla, sì. Qualche altra domanda sull'approccio? Beh, quali sono i benefici che tu hai riscontrato? Una maggiore sazietà, il ciclo che ti è tornato. Vabbè, Sul sì, sonno o il ciclo mi è sul tornato, ma in realtà sul sonno non posso dire niente perché io sono un ghiro, quindi dormo qualsiasi anch'io. momento e con qualsiasi alimentazione. Su questo fortunatamente non ho problemi. A livello di incremento di massa muscolare, ovviamente tanti benefici. Adesso purtroppo io non avevo la stessa bilancia che ho adesso
quando seguivo altre alimentazioni, però da quando ho iniziato la bilancia che indicativamente mi dice la massa muscolare, la massa magra, anche se non è precisa, però perlomeno vado a vedere i cambiamenti dentro la stessa app e noto anche questo miglioramento. E mal di schiena non ne ho più perché prima io avevo mal di schiena cronici, soprattutto prima del ciclo. Prima del ciclo io stavo piegata con i dolori ai reni, adesso quando il ciclo io non so nemmeno che mi deve arrivare perché nemmeno me ne accorgo, Molto cioè, solo normalmente qualche con la chetro già è uno degli effetti che si riscontra. Ascolta, c'è una vero, domanda, vero. cioè, è interessantissima. La domanda è: vi capita mai di consumare carne non grass-fed? Rispondi prima tu, Sì. poi rispondo io. Allora, io dico sempre, intanto, che non sono dogmatica, uno. Però, per esempio, 2 settimane fa o 1 settimana fa, se non sbaglio, sono andata, non mangio né pollo, non mangio maiale, però sono andata al battesimo dei miei nipotini, l'unica fonte proteica erano formaggi e l'unico secondo che c'era era il maiale, io ho mangiato il maiale. Non era grass-fed, soprattutto il maiale che io non mangio. Dipende sempre le situazioni, ovvio, se lo devo comprare per casa preferisco organizzarmi perché ci sono tante piccole aziende che comunque vendono a dei Esatto. prezzi delle volte molto più bassi del supermercato, ma prima anche io facevo questo errore perché per pigrizia andavo al supermercato, compravo tutto lì, ma magari anche la carne del cane mi costava di più di quella della carne di pecora che vado a comprare o della carne grass-fed. Quindi delle volte è solo una questione di organizzazione, ma se mi capita non succede Allora, nulla, vi cioè non è dico che tutti i qual è ristoranti il hanno mio... carne. Certo. Infatti, vi dico qual è il mio approccio. Per me il problema del ristorante è inesistente perché non esco mai, quindi non vado neanche al ristorante. Ma vabbè. Anche io, Manu, tranquilla. Io compro la carne principalmente online, quindi ho i miei store di riferimento che hanno carne grass-fed, ma a volte anche grain-finished, quindi fondamentalmente cosa vuol dire? Che è stata allevata in grass-fed quasi tutto il ciclo di vita e l'ultima parte invece sono stati dati dei cereali. Quindi faccio questi acquisti grossi, in misura di 10 kg per volta, metto in freezer, ma mi capita, uno, di comprare anche al supermercato, per cui l'altro giorno ho comprato una busta di presaola bio, il roast beef lo compro spesso al supermercato, perché è una cosa che io non sto a prepararmi, non c'ho neanche voglia, sinceramente, e quindi sì, è un compromesso, il grosso è questo che io compro online, ma mi capita di introdurre degli acquisti fatti al supermercato o dal macellaio. Io il pollo non lo mangio, ma sostanzialmente perché non mi piace, non mi dà troppa soddisfazione, invece adoro il maiale. Il maiale è un animale perfetto, buonissimo, ma la carne è più proinfiammatoria. Questo è un dato di fatto. Quindi cerco di mangiarlo una volta a settimana e non di più. E adesso ho da preparare delle costine di maiale, però prese in una cascina che c'è qua dietro casa, dove il maiale lo vedi che raccola, viene trattato con l'omeopatia, insomma. Un signore maiale. Da Friulana il prosciutto crudo a me piace tantissimo, il San Daniele, me lo mangio togliendo il grasso, ma non per una questione calorica che non me ne frega niente, ma perché quel grasso lì è proinfiammatorio. E qua mi rifaccio a tutto il capitolone spiegato per bene nell'ebook sulla differenza tra carne di ruminanti e carne di monogastrici, per cui i ruminanti riescono a detossificare in buona parte dagli omega 6, i monogastrici no. Quindi polli e maiali, gli omega 6 ce li hanno, cioè non se ne viene fuori, ci sono. Questo è il motivo per cui io non Ecco, mangio pollo e ecco. maiale, però ecco, come hai detto tu, il maiale Qua girano buono. un po' sulla maionese, a questo punto dovremmo provare per forza. Francesca, ti do un compito, se puoi. Che è quello di poi Vai. postarci o ripostare, se l'hai già fatto, la ricetta del gelato, perché adesso tutti quelli che sono in carnivore vogliono provare il gelato, quindi Ma me poi io compreso. ho una mia teoria per cui vengo parecchio attaccata a diversi gruppi carnivori. Infatti ho detto ok, per non offendere nessuno, io la mia alimentazione carnivora perfezionata ormai la chiamo Carnival, così almeno è diverso dalla carnivora pura, perché secondo me
Il miele dovrebbe essere considerato un alimento carnivoro, nel senso che le api sono gli insetti e le api sono degli animali. Se noi in dieta carnivora consumiamo solamente prodotti di origine animale, secondo me il miele dovrebbe essere incluso in questo senso. Poi non so a sindacare sul fatto che contenga dei carboidrati, che contenga glucosio, fruttosio, ma se è incluso il latte, che anche il latte è di origine animale, cioè non è direttamente un animale, ma è un prodotto animale, perché non includere il miele? Cioè, del resto Certo, i vegani non come se non consumano il piacciono miele le perché è un prodotto di prime. origine animale. No, secondo me la contestazione che ti fanno è che il miele contiene carboidrati, no? Per cui chi invece vuole fare la dieta carnivora vuole fare senza carboidrati. Secondo me è questo il pensiero che c'è sotto. Ok, vediamo se riescono a mantenere Ma poi tutto quanto la loro meta. un cucchiaino di miele cosa vuoi che sia? Ma comunque, ripeto, io poi sono una fautrice della dieta animal based, dove il miele c'è anche lo sciroppo d'acero che arriva dalla pianta e non dalle api, quindi figuriamoci. No, volevo rispondere velocemente, poi chiudiamo. Te la posto. Quale grasso bovino acquistare per integrare i grassi con intolleranza ai latticini? Per chi ha intolleranza ai latticini? Allora, innanzitutto, chi ha intolleranza ai latticini, il burro ghee, comunque, che non ha più né lattosio né caseine, è assolutamente tollerato, ma l'alternativa è il sego, che è il grasso bovino. Si chiama sego, non è facilissimo da trovare, ma in questi store online che vendono carne grass-fed, c'è. Questo invece lo chiedo più che altro a te. Dice, il maiale allevato allo stato brado è proinfiammatorio? Ora, quello che penso io è che un maiale allevato totalmente allo stato brado, non so neanche se esiste veramente. Tu che hai fatto più ricerche, c'è o non c'è? No, vero? Non c'erano, no, tutti comunque ricevono una minima integrazione perché comunque anche se sono all'aperto hanno sempre dei recinti per ritornare e alla sera qualcosa gliela danno. Tra l'altro, visto che qualcuno chiedeva anche degli affettati prima, che può essere anche collegato, io per esempio gli affettati, ma io personalmente non li consumo perché sono di maiale e perché avevo visto anche qualche documentario in cui il patanegra, se non sbaglio, veniva spennellato all'esterno con l'olio di semi. Quindi lì ho detto: ok, nemmeno più il patanegra, adesso vado a provare come prosciutto. Ce l'ho Però ecco, se in ci troviamo frigo. in Spagna, Certo. Sì, cioè no, senza quindi essere pensi che il dogmatici, maiale. perché a proposito anche di socialità, cioè se. Molti mi hanno detto, vabbè, ma tu in quest'anno come gestisci le vacanze, eccetera? Io in vacanza riesco sempre a trovare i posti in cui mi piace mangiare la carne, lo trovo sempre dappertutto, il pesce lo trovo sempre dappertutto, anche in Grecia ho trovato tutto quello che volevo, però se in quei casi non possiamo essere così restrittivi, se mi trovo a Napoli una volta nella vita e mi trovo nella pizzeria più buona di Napoli e voglio assaggiarmi una pizza, se mi va io Francesca me la faccio la pizza, cioè io la penso Un po' così perché in quel croccante, caso d'accordo è con un te, viversi sono anche la d'accordo. vacanza, quindi in quel caso il cibo rientra anche nel godersi la vacanza con qualcuno che è vicino ed è anche un'esperienza. Certo che se devo stare a casa e farmi tutte le settimane la pizza, no, in quel caso non lo voglio fare perché non è la stessa identica cosa. Esatto, sono perfettamente d'accordo su questo. Poi l'esperienza gastronomica è parte della vacanza. Io dopo, alla conclusione delle settimane carnivore, della challenge, andrò a Parigi per qualche giorno. La mia amica fa un master in cucina, quindi capito, olè, 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 olè. Sì, la carne di maiale è Però la cosa bella proinfiammatoria. dei francesi è che ti danno Burro. sempre i formaggi, il burro, e poi ti danno sempre i formaggi come dessert, quindi vai alla grande lì, mano. Consumo molti formaggi a latte crudo, Sì. quindi ce n'è molte più, molta più scelta di formaggi a latte crudo in Francia. Sì, assolutamente. No, mi preoccupavano di più i macaron e altri
verranno sicuramente preparati, ma fa niente. Comunque, gli affettati, ci sono anche affettati non di maiale, la bresaola è un affettato di manzo, per esempio, e ci sono al supermercato anche marche senza nitrati e nitriti, quindi se uno vuole fare una scelta più pulita possibile. La bresaola zero, si chiama più così, bresaola zero di Jo Porro, che non è una marca d'abbigliamento, ma è una marca di bresaola, non ha nitrati e nitriti dentro ed è un affettato, ok? Io in frigo ho il salamino metà capra, metà maiale della cascina e me lo mangerò volentieri. Wow! Sì. Buono, buono quello, sì. Io l'ultima volta avevo preso online da dopo acquisto sempre il roast beef fatto da loro, che in realtà non ha nessun aroma, loro fanno solamente con il sale se glielo richiedi. L'ho messo in dry brining, come ti dicevo prima, nel frigo. Dopo una settimana tu lo tagliavi a fitte fine e Come praticamente era una prosciutto. bresaola, perché era diventato secco. Sì. Buono, buono. Comunque ho mangiato anche il salame di mucca. In Piemonte si fa il salame anche con la carne di mucca. Molto Wow. interessante, molto, molto interessante. Sì. Va bene, ragazzi, sono le 9. Io sono cotta. Abbiamo detto un sacco di cose. Adesso tu ci posti il gelato. Io farò la Sì. maionese e quindi la farò col limone e siamo tutti contenti. Ho un po' di ansia adesso rispetto al salvare la diretta. Spero di essere No, basta che capace. appena spengi, cioè condividi la diretta, appena fai condividi, lui te la E devo salva. mettermi come collaboratore, giusto? Quindi c'è scritto questo. Ok, dai, ci Bravissima, provo. vedi? Incrociamo le dita, la teoria la so, per la pratica adesso ci provo. Va bene, buonanotte, buona challenge a chi vuole partecipare. È ancora in tempo, abbiamo fatto solo 3 giorni. Mano. Ciao, grazie Francesca, ciao, ciao ciao. Grazie a te, buonanotte. Seguire una dieta carnivora per un lungo periodo può sembrare restrittivo, ma vi assicuro che non è così. Trascorse le prime 3-4 settimane in cui mangiate solamente carne, uova, pesce, latticini, tutte le voglie di cibi che non siano questi menzionati spariranno in modo molto naturale, proprio perché questa è l'alimentazione con la quale ci siamo evoluti. Se siete agli inizi o magari avete già iniziato ma ancora non avete chiaro quante proteine, quanti grassi mangiare, quante volte al giorno mangiare e quale carne preferire, vi lascio il link a questo mio video che è una guida introduttiva sulla dieta carnivora. Se questa diretta con la dottoressa Manuela Rigo vi è piaciuta, vi ricordo di lasciarmi un mi piace e se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Vi auguro una giornata bestiale!